Allora, voglio ripetere questo passaggio qua. Allora, l'equazione originale era questa. Per prima cosa divido per A, in maniera tale che così l'equazione si dice è monica, cioè comincia con 1, il coefficiente iniziale è 1, quindi comincia con 3 da 4. Poi questa equazione la voglio scrivere come un quadrato più qualcosa. Per poterla scrivere come un quadrato più qualcosa, questo quadrato z più qualcosa dovrà essere fatto in maniera tale che il quadrato mi farà z alla quadro, ovviamente, poi ci sta il quadrato di questo e poi ci deve stare il doppio prodotto. Il doppio prodotto è di grado 1 e si deve essere per forza uguale a questo. Quindi se il doppio prodotto deve fare b su a per z, qua ci devo mettere b su 2a per forza. Quindi z al quadrato più il doppio prodotto fa b su 2a per z per 2, quindi fa b su a per z, e poi il quadrato di quest'altro mi fa quello che gli pare, cioè mi fa ovviamente il quadrato di b su 2a, quindi fa b quadrato su 2a. Quindi tornando indietro, siccome questo quadrato è uguale a questo qui, io posso dire che questi due termini a chi sono uguali? A questo quadrato meno questo, e poi ci rimane l'addizionale c su a. Quindi abbiamo questo quadrato meno b quadro su 4a quadro più c su a, ma c su a invece di lasciarmelo a parte lo metto col denominatore 4a quadro, quindi viene 4ac su 4a quadro, moltiplicando per 4a su questo, quindi lo porto sopra insieme a questo. Questo è un semplice passaggio. Adesso tutta questa espressione è uguale alla somma di questi due quadrati. Porto questo dall'altra parte, portando dall'altra parte ovviamente cambia segno, quindi questo diventa b quadro meno 4ac, e rimango con questa equazione qua. Ora qui mi sono fermato perché se stavo in R, A, B e C stavano in R, Z lo cercavo in R, devo fare la radice quadrata. Allora le radici quadrate sono due, una doppia oppure non ci sono, a seconda dei casi, cioè a seconda del discriminante, se questo è positivo, nullo o negativo, se stiamo in R. Ma qui siamo in C, questo numero sarà un numero complesso. Allora io devo trovare le soluzioni dei numeri. Allora, tutto questo numero, chiamatelo W, qual è la posizione uguale a W? Io ho l'equazione W quadro uguale a questo, quindi devo trovare tutti i numeri W che elevati al quadrato fanno quel numero là. Chiaro? Allora, quanti sono? Allora, se io ho una soluzione del tipo W quadro uguale un certo W0, questa è l'equazione che stiamo studiando. Quali sono le soluzioni? Innanzitutto quante sono? Allora, questa è un'equazione algebrica di grado 2, quindi le soluzioni sono 2. E ci stanno sempre. Come le possiamo chiamare? Una delle due, cioè tutte e due in realtà, le chiameremo radici quadrate di W0. Che caratteristiche avranno? Anche lì saranno una opposta all'altra. Ok? Facciamo un esempio, l'esempio di prima. 1 più 2i al quadrato, abbiamo detto fa meno 3 più 4i, ma questo è uguale anche a meno 1 meno 2i al quadrato. Quindi in questo caso le radici quadrate di meno 3 più 4i sono 1 più 2i e la sua opposta. Con questo però non abbiamo risposto al problema di come trovarla, perché quando io devo fare la radice quadrata di 9 so che fa 3 e quindi le due soluzioni sono 3 e meno 3. Però se ho la radice quadrata di 7 più 5i, come si fa? Vabbè, dice, se ne trovi una, l'altra è l'opposta. Sì, lo so, però è la prima come la trovi. Chiaro? Quindi, lo sappiamo che sono due, sappiamo che sono esattamente due, quindi non sono 2, 1, 0, perché la radice quadrata si potrà sempre fare, anzi, le due radici quadrate si potranno sempre fare, però quello che non sappiamo è come trovarle. Chiaro? Allora, per capire come trovarle,
bisogna ragionare sui numeri complessi in forma trigonometrica. Allora, cancelliamo, lasciamo soltanto l'equazione riquadrata. E andiamo a scrivere. Allora, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo, poniamo questo uguale a W, questo lo chiamiamo W0. Quindi abbiamo l'equazione W quadro uguale W0. Quindi tutto quel procedimento algebrico è servito a avere un'equazione generica algebrica di secondo grado e a ricondurla a un'equazione del tipo il quadrato di W fa W0. Dopodiché, per trovare il problema adesso è trovare le radici quadrate di W0, trovare le radici quadrate di W complesso. Allora, questo numero complesso mi conviene scriverlo in forma non algebrica, se no non guaio niente, ma in forma trigonometrica. Cioè, se vi ricordate, W0 si poteva scrivere come ρ per coseno di alfa più i seno di alfa. Faccio la figura. Questo è W0. Allora, ρ chi era? Era la lunghezza di questo vettore, di questo segmento. E alfa, misurato in radianti in verso antiorario partendo dall'asse dell'ascisse, era l'angolo. Quindi io che questo qui è esattamente ρ coseno di alfa e il coefficiente della parte immaginaria è ρ seno. Se voglio scrivere il numero in forma diciamo completa, posso scrivere ρ per coseno di alfa più seno. Allora, io cosa so? Che succede a un numero, per esempio W0, se faccio il quadrato, quanto fa? Non sapete scrivere il quadrato di W0 senza fare il conto. L'abbiamo visto ieri, che succede ai numeri quando li moltiplico? I moduli si moltiplicano e gli argomenti, alfa e l'argomento, si sommano. Quindi W0 al quadrato chi farà? Qui davanti chi ci devo mettere? Sì, ρ al quadrato, perché il modulo, faccio W0 per W0, il modulo è ρ per ρ e quindi viene ρ al quadrato. E poi? Coseno di 2 alfa più i volte seno di 2 alfa. Questo se voglio fare il quadrato. Ma se voglio fare la radice quadrata, allora chiamiamo W1 una radice quadrata di W0. Chi sarà una radice quadrata di W0? Deve essere un numero il cui quadrato faccia W0. Cioè, stavolta che devo fare? Se facevo il quadrato, come modulo ci devo mettere ρ quadro. Se faccio la radice quadrata, come modulo ci devo mettere? O no? Perché quando andrò a fare il quadrato di questo, dovrò fare questo al quadrato e farò per coseno alfa mezzi più i seno di alfa mezzi. Questa è una, e l'altra? Le radici sono? L'altra chi è?
meno non... Quindi le radici 1 o 2 sono una con me e una con più. O una con più e una con me. Oh, però le voglio riscrivere da questa parte. Una, doppio 1, le voglio scrivere separatamente, è radice di rho per coseno di alfa mezzi più i seno di alfa mezzi. L'altra, doppio 2, com'è la voglio scrivere? È radice di rho per coseno di... Allora, la radice di rho è lo stesso, perché il modulo è lo stesso. Quando io cambio segno, cambierò segno alle diciamo a parte reale, parte immaginaria, ma il modulo ovviamente resterà lo stesso. Cioè, se io prendo un numero complesso e faccio l'opposto, la distanza dall'origine rimane la stessa. Allora, quindi vorrei cambiare, invece di mettere meno davanti, vorrei incorporare questo meno cambiando l'angolo qua. Allora, quando io vado da un numero al suo opposto, che succede all'angolo? Quando devo aggiungere all'angolo? Y, cioè 180 gradi. Quindi qua ho alfa più 2 pi greco mezzi più i seno di alfa più 2 pi greco mezzi, che significa che l'argomento è aumentato di pi greco. Infatti, quando l'argomento del coseno aumenta di pi greco, il coseno cambia segno e il segno invece pure. Quindi cambieranno segno sia questo coseno rispetto a questo, sia questo seno rispetto a questo. Questo è uguale all'opposto di questo, questo è uguale all'opposto di questo, il numero ha cambiato segno. È chiaro? Bene. Quindi qui adesso posso scrivere la formula scrivendo che z1, 2 non è altro che meno, allora posso scrivere meno b meno più la radice quadrata di b4 meno 4ac fratto 2a. Oh, queste soluzioni è esattamente la stessa formula che avete per i numeri reali, soltanto che la differenza è che stavolta questa radice, cioè basta fare il quadrato, sostituire e verificare che funziona. L'unica cosa che cambia è l'interpretazione della formula stessa, cioè questo qui, che nel caso dei numeri reali era un discriminante, quindi bisognava andare a vedere il segno. Stavolta è un numero complesso, il segno non ce l'ha. La radice quadrata di questo numero complesso si intende meno più radice quadrata, si intende con meno più radice quadrata si intende una di queste due radici. Ok? Perché ovviamente se una radice quadrata è un certo numero complesso, l'altra sarà una. Quindi si intende, le due soluzioni corrispondono a, devo fare meno b, poi ci devo sommare una o delle due radici di questo numero complesso e poi devo dividere. Chiaro? Perfetto. Quindi, dal punto di vista formale, risolvere un'equazione di secondo grado sui numeri complessi non richiede alcuno sforzo concettuale superiore ai numeri reali, tranne che per l'interpretazione della radice. Le radici nel caso reale ci stavano quando il discriminante era positivo o nullo, in quel caso la radice era doppia. Anche qui
la radice sarà doppia nel caso in cui sotto la radice qua ci viene 0, ma negli altri casi sono sempre due e sono sempre opposti. Il procedimento algebrico per cui ci riconducevamo da un'equazione generica di secondo grado a un'equazione del tipo W uguale W0, quello funziona uguale, è lo stesso, ok? Perché quello è algebrico, l'algebra, diciamo, dal punto di vista algebrico R e C funzionano allo stesso modo. Ci siamo fino a qui. Quando la devo andare a effettivamente calcolare, per esempio questa radice quadrata, queste radici quadrate qua, come devo fare? Devo prendere il mio discriminante, cioè quello che sta sotto radice, stavolta non lo chiamiamo discriminante perché non discrimina per niente, me lo vado a scrivere in forma trigonometrica, cioè così. Se voglio fare la radice quadrata di un numero, qualunque esso sia, questo numero non lo scrivo così, le radici quadrate chi sono? Una è radice di rho, coseno di alfa mezzi più seno di alfa mezzi, e l'altra è radice di rho, coseno di alfa mezzi più pi greco, più i volte seno di alfa mezzi. Preferisco, invece di scrivere che è l'opposta, preferisco scrivere così. È la stessa cosa, ma vedremo quando faremo le radici cubiche che è meglio, perché si capirà meglio. Allora, adesso andiamo a risolvere un'equazione di terzo grado. Qual è l'equazione più semplice di terzo grado? L'equazione più semplice era W quadro uguale 1, che mi dava le soluzioni W uguale più o meno 1. Prima di vedere quel terzo grado, vediamo di nuovo queste equazioni di secondo grado molto semplici, W quadro uguale meno 1, e le soluzioni chi erano? Chi sono le soluzioni di queste? Allora, le radici quadrate di 1 sono 1 e meno 1. Le radici quadrate di meno 1 più o meno i. Perché più o meno i? Perché i al quadrato fa meno 1. Torna con quello che dicevamo prima. Allora guardate, 1 in forma trigonometrica aveva modulo 1 e argomento 0. Ci siamo? Allora, quando vado a, quindi, in questo caso, questo qua, rho è uguale a 1, alfa uguale a 0. Qua rho fa sempre 1, perché la radice quadrata di 1 fa 1, la radice di rho. Alfa mezzi fa 0, alfa mezzi più pi greco fa pi greco. Che vuol dire? Che le radici quadrate di questo hanno modulo unitario, poi l'argomento o è 0 oppure è pi greco, quindi le radici quadrate sono 1 e meno 1. In quest'altro caso rho è uguale a 1, alfa è uguale pi greco, pi greco, perché siamo a meno 1. Per arrivare a meno 1 l'angolo è piatto, devo arrivare su quest'altro semiretto, quindi l'angolo è pi greco. Quindi qua radice di rho deve fare 1, alfa mezzi fa pi greco mezzi, alfa mezzi più pi greco fa 3 pi greco mezzi. È giusto? Certo, perché alfa mezzi pi greco mezzi vuol dire che siamo a i pi greco mezzi. Domanda che modulo 1 viene i. Pi greco mezzi più pi greco, andiamo a finire a meno.
Quindi le due soluzioni sono più o meno. Quindi abbiamo reinterpretato questa per curiosità facciamone l'ultima, sempre di secondo grado, poi passiamo a quelle di terzo. Proviamo a fare W quadro, sempre come radice quadrata. W quadro uguale I. Stavolta il modulo quant'è? Quant'è il modulo? Sembra 1. Quando è l'argomento? Quando è l'argomento di I? Per arrivare a I, che angolo devo fare qua? Ah, figure con me. Quindi le radici quadrate chi saranno? Allora, il modulo farà sempre 1. E fino a che i moduli sono 1, le radici quadrate, qualunque tipo di radice, rimane sempre 1. Alfa, quanto deve fare? Per fare la radice devo dividere? Alfa mezzi, no? Cioè, il nuovo alfa mezzi farà? Di greco? Qua è la radice quadrata. Poi alfa mezzi più pi greco quanto fa? 5 pi greco. A che numeri corrisponde? Pi greco quarti vuol dire che siamo sulla circonferenza unitaria, siamo qua. E chi è questo numero? Allora, il primo doppio 1 deve essere 1 per coseno di pi greco quarto più i seno di pi greco quarto. Quanto fa coseno di pi greco quarto? Allora, radice di 2 su 2 più i volte radical 2. Quindi radical 2 su 2 che moltiplica 1 più i. O se preferite, questo è già razionalizzato, se non vi piace così, 1 più i sulla radicatura stessa. E l'altra chi sarà? Sarà l'opposto, cioè meno radicatura. Una sarà questa e l'altra sarà questa. Chiaro? Quindi come vedete funziona tutto benissimo. Devo fare le radici. Qua per comodità ho sempre preso modulo unitario, perché sennò dobbiamo pure allungare e accorciare. Però quello è più facile. Un po' più difficile capire questo fatto. In un caso prendo l'angolo e divido per metà. Nell'altro caso, oltre a dividere per metà, poi vado su, diciamo, il punto diametralmente opposto. È difficile? No, uno si mette, fa un po' di esercizi, dopo 4-5 esercizi penso che abbia capito. Adesso passiamo al grado 3. Sì, non fa niente, ricostruire facilmente. Allora, aneddoto vero? Circa una trentina di anni fa al Dipartimento di Matematica dell'Università di Napoli, che stava allora a via Mezzocannone, c'era uno stretto corridoio nel quale avevano fatto dei lavori. Praticamente al di là di questo stretto corridoio c'era un piccolo slargo, siccome per i lavori tu arrivavi quasi girato, quasi di tacco, dovevi per forza guardare uscendo dal corridoio a destra, e a destra c'era appoggiata una porta.
Quindi tutti quanti passavano e guardavano questa cosa. Dopo una decina di giorni di questo fatto, qualche buon tempone scrisse una frase profonda, diciamo profonda nel senso, diciamo, come meditazione, su questa cosa. Scrisse: la verità è nell'oscurità e noi non abbiamo luce. Sta cosa era un po' inquietante, perché tu spesso questo corridoio era, ci dovevi passare per forza per andare da una parte all'altra, e una volta al giorno, ogni santo giorno, dovevi leggere: la verità è nell'oscurità e noi non abbiamo luce. Fatto sta che non passano tre giorni che un buon tempone più simpatico del precedente scrisse in napoletano sotto: la prossima volta vado pure. Pagate la bolletta. Quindi, certe volte le soluzioni sono semplici. Cioè, non puoi fare no perché ho cancellato, non è un'informazione fondamentale. Ti metti, fai esercizio, paghi la bolletta, sono 5 minuti di esercizio e lo capisci pure, no? Perché se tu lo ricopri, stai sempre ricopiando quello che ha fatto un altro, devi rifare per poterlo capire. Devi pagare la bolletta, se no la luce non è più. Chiaro? Okay. Adesso, se vogliamo un'equazione di grado 3 analoga a quella precedente, quale sarà mai? Prima c'era un doppio quadro uguale a 1. Che vogliamo fare? Doppio? Doppio 3 uguale? 1. Cioè vogliamo calcolare quelle che si chiamano radici cubiche dell'unità. Allora, W cubo uguale 1. Allora, una qual è? Una è facile. Allora, io dico che in questo caso posso andare avanti, perché? Cosa faccio? Questo polinomio era W al cubo meno 1 uguale a 0. Una volta che ho trovato una radice, W al cubo meno 1 lo posso scrivere come? Mazza, avete capito assai? Ho trovato la radice 1, per Ruffini lo posso scrivere come W meno 1 per qualche altra cosa. E quant'è questa qualche altra cosa? W quadro più W più 1. Qualcuno di voi l'ha detto, ma l'ha detto a memoria perché si ricordava dalle scuole. Invece no, W meno 1, metti W quadro qua, perché W quadro per W fa W. Poi devi mettere 1 qua, perché 1 per meno 1 fa meno 1. E poi in mezzo che ci vuole? W quadro per meno 1 fa meno W quadro, W per W fa più W quadro che cancella. Poi c'hai meno W più W più W, scusate, che si cancellano. E quindi effettivamente se qua ci metti W fai il prodotto, vedi che ti trovi. Allora, questo uguale a 0. Allora, chi sono le altre soluzioni? Adesso leggi l'annullamento del prodotto. O si annulla questo o si annulla questo. La soluzione di questo è W1 uguale a 1. La soluzione di queste altre due quali sono? Chi sono W2 e 3? 1, 0, 0. Allora, meno 1 meno più la radice quadrata. Quando è discriminante? Quale 5? Meno 3. B quadro meno 4 a 5. 1 meno 4 meno 3. Cioè, ma la radice quadrata di meno 3 in senso complesso, in senso reale, diremmo che non ci sono soluzioni, ma sono 3. Quindi abbiamo meno 1 meno più radical 3 i, non è 3, radical 3
mezzi. Vediamo un po', torna. Se lo voglio, se li voglio scrivere in forma trigonometrica, chi sono questi? Ah, doppio 2 chi è? Meno un mezzo, meno u, più radical, più i, radical 3 mezzi, cioè il modulo quanto fa? Il modulo di questo numero. Quanto fa il modulo di questo numero? Veglia, meno un mezzo al quadrato fa un quarto, radical 3 mezzi al quadrato fa 3 quarti, un quarto più 3 quarti fa 1. Cioè non è che ci vuole tanto, il modulo fa 1. E l'argomento? Qual è? Sulla circonferenza unitaria, meno un mezzo, radical 3 mezzi, a quanto siamo? Quando è quest'anno? 120 gradi, cioè 2 pi greco terzi, quindi questo è coseno di 2 pi greco terzi più i seno di 2 pi greco terzi. Adesso l'altra è meno 1 meno i radical 3 mezzi, cioè siamo qua. E chi è questa? Coseno? A quanto siamo qua? A quale 5 terzi? 4 terzi. Questi sono 60 gradi, 60 e 60 fa 120, 120 e 120 più 40. Quindi coseno di 4 pi greco terzi più i seno di 4 pi greco terzi. Ah. Ah. Quindi abbiamo scoperto che le radici cubiche di 1 chi sono? Sono 3. È giusto che siano 3? Sì, perché l'equazione algebrica era di grado 3 e di grado 3 le radici sono 3. In questo caso però le radici cubiche sono i vertici di un triangolo equilatero. Ok? Ho fatto un po' male, ma sono un triangolo. Triangolo equilatero, ognuna di queste radici si ottiene facendo ruotare questo raggio vettore di 2 pi greco terzi. Cominciamo da 1 sull'asse dell'ascisse, 2 pi greco terzi, 4 pi greco terzi, 1, 2 pi greco terzi. Siamo fino a qui? Ok. Va bene, andiamo a vedere se... Allora, supponiamo di avere una soluzione, una equazione simile, Q doppio cubo uguale Q doppio 0. Stavolta dobbiamo fare le radici quadrate non di un... di 1, ma di un numero Q doppio 0. Allora, Q doppio 0 è ρ cosena alfa più i sen alfa. Allora, chi sono le radici cubiche? Cominciamo a scrivere la prima. Q doppio 1, chi sarà? Ah, quali ci devo mettere? Radice cubica di ρ. Radice cubica di ρ.
perché quando farò il cubo i moduli si moltiplicano, questo lo devo moltiplicare tre volte, quindi radice cubica moltiplico tre volte mi darà rho. Poi come argomento che ci viene a mettere? Alfa terzi. Alfa terzi più i seno di alfa terzi. E questa è una. E la seconda? Guardate che la seconda e la terza, se guardate il caso particolare, ve ne rendete subito conto. Il modulo sarà lo stesso. Il modulo non cambia. Perché, guardate, se io passo ai moduli, se due numeri sono uguali, anche i moduli è un numero reale positivo, quindi la radice cubica quella è. Quindi quando faccio qualunque tipo di radice, radice cubica, quarta, eccetera, se le soluzioni della stessa radice hanno tutte lo stesso modulo. Quindi le radici cubiche hanno modulo la radice cubica di rho, le radici quinte hanno modulo la radice quinta di rho, se il radicando, diciamo, l'elemento a destra della modulo. Adesso quindi W2 chi è? Radice cubica di rho. Come argomento che ci devo mettere? Alfa terzi di greco. Coseno? Alfa terzi. No, non no, alfa terzi di greco. Pi greco terzi. Perché 2 pi greco terzi? Perché adesso quando vado a fare doppio 2 al cubo, questo chi è? Questo al cubo fa rho, e qua mi viene coseno di alfa più 2 pi greco più i seno di alfa più 2 pi greco. Ma questo è doppio 0. Perché è doppio 0? Perché o ci metto alfa o ci metto alfa più 2 pi greco. 2 pi greco è un giro intero. Se io ho un numero che ha argomento alfa, alfa più 2 pi greco, come argomento lo stesso, diciamo, è comodo, cioè modulo un giro intero. Quindi quando andrò a fare il cubo, W2 al cubo mi fa lo stesso W0, perché qua ho cambiato di 2 pi greco, ma quando vado a fare la radice cubica con 2 pi greco diviso 3, mi dà luogo a una radice cubica diversa, perché da qua a qua non cambia niente, ma da qua a qua l'incremento non è 2π greco, è 2π greco terzi, che non è 2π greco, e quindi corrisponde a una radice diversa. Vedete qua? Qua alfa uguale a 0, qua alfa uguale a 2π greco terzi. E la radice è diversa. E la terza qual è? Fatemi cancellare. La terza qual è? Chi è W3? Radice cubica di rho che moltiplica alfa perché? Perché W3 al cubo fa rho per coseno di alfa più 4 pi greco più i seno di alfa più 4 pi greco, che fa sempre W0 fa, perché invece stavolta invece di fare un giro completo abbiamo fatti due, e non fa niente. Abbiamo finito con le radici cubiche? Abbiamo finito? Sì, sono tre, abbiamo trovato tre. Perché abbiamo finito? Uno potrebbe dire, ma no, non abbiamo finito perché io non voglio 2 pi greco terzi, 4 pi greco terzi, faccio 6 pi greco terzi. Ma 6 pi greco terzi quant'è? Allora, questa era la prima radice. 2 pi greco terzi vai qua. 2 pi greco terzi vai qua. 2 pi greco terzi. Torni a quella di prima. Cioè, dopo 3, le radici si ripetono. Quindi non stai producendo una nuova radice, no?
Quindi vedete che la teoria coincide con la pratica. La teoria dice che le radici cubiche devono essere 3 e la pratica dice ce n'hai una ogni 2 pi greco terzi. Quando hai finito il giro ne hai trovate esattamente 3. Quando arrivi alla quarta è la prima ripetuta. Chiaro? Ora, in generale, come saranno disposte queste radici? Allora, facciamo una figura. Allora, se la prima stava qua, mettiamo che la prima stesse qua, questa era W1, la seconda starà qua e la terza starà qua. Questi erano sempre 120 gradi, 120. Cioè, non è detto, questo è un caso particolare, la prima radice faceva, era una radice reale, quindi partivi da 0. Qua la prima radice parte da alfa, alfa non lo sappiamo quant'è, in generale. Diciamo in questo caso alfa era circa 80 gradi. Poi ci deve aggiungere 120, poi 200 gradi. Vai sì, a 200 gradi, un po' più su, e poi ci devi aggiungere altri 120 e vai a 220 gradi. Più o meno il disegno, adesso è quasi corretto. Ok? Cioè, le radici cubiche di un numero complesso W0 sono sempre i vertici di un triangolo equilatero iscritto in una circonferenza di centro origine. Una volta che hai trovato il primo vertice, gli altri due sono facili, devi spostare su quella circonferenza i 2π greco terzi e 2π greco terzi, come anche. Chiaro? Va bene. Allora, vediamo se sono le 4 e ci vediamo. Okay.